Salve popolo del tubo, sono sempre io Draker e oggi finalmente siamo nel primo episodio di una nuovissima serie, per la prima volta su questo canale in esclusiva, PlayStation 4. Come ben vedete già dalla schermata principale del gioco, questa sarà una serie story driven, come lo è stato con To The Moon. Quindi diciamo che in un certo senso, anche se sono passati solo 2 mesi, ritorniamo finalmente alle origini. Questa volta saremo su Until Dawn, sarà una serie composta, ve lo dico già da adesso, da 10 episodi. Che cos'è Until Dawn? Until Dawn, per chi non lo conoscesse, è un gioco horror, ma molto particolare rispetto agli altri, poiché ogni singola azione che andremo a compiere all'interno del gioco, all'interno della storia del gioco, non farà altro che influenzare tutto ciò che accadrà dopo quella nostra azione. Quindi ogni singola azione andrà a cambiare il percorso che prenderà la storia. Non voglio spoilerarvi nient'altro, adesso partiamo subito con questa nuova storia di Until Dawn e scopriamo insieme un po' la trama. Come già avete visto, in continua, io ho già giocato, l'ho anche finito questo Until Dawn, però questa volta cercheremo insieme di fare in modo che tutti i personaggi del gioco riescano a sopravvivere fino alla fine della loro avventura, insomma. Non vi posso garantire che ci riusciremo, poiché, come vedrete, ci sono tanti fattori che portano alla fine alla morte di un personaggio piuttosto che un altro, oppure che portano alla sopravvivenza di tutti. Lo vedremo insieme, ma adesso bando alle ciance e iniziamo subito questa nuova storia su Until Dawn. Ma prima, sigla! Ok, siamo pronti. Mettiamo su nuova partita. Purtroppo sì. Che ci devo fare? E partiamo. L'effetto farfalla. Che cos'è? L'impercettibile battito d'ali di una farfalla oggi può provocare un devastante uragano a settimane di distanza. Ovviamente questo è un proverbio che dice che qualunque singola, anche stupida talvolta, azione può portare a distanza di tanto tempo a delle conseguenze. Adesso vediamo, per esempio, questa bellissima immagine. La più piccola decisione può stravolgere il futuro. Ed è vero, noi potremmo stravolgere veramente il futuro della storia. Adesso si vede questa bellissima scena del battito d'ali, che dell'ala della farfalla con i suoi lineamenti, che fa sembrare come se fossero delle strade da prendere. Vedi, bivi, questa fascia di luce che decide dove andare, che poi porterà alla fine della storia. Questo sarà Until Dawn. La tua storia è una delle molteplici possibilità. Scegli le tue azioni con attenzione. Ma noi siamo pronti a partire. Ok, vediamo questa casa, questa baita nella neve. Ma di chi sarà mai questa baita? Andiamo a vedere un po'. Conoscere per la prima volta i nostri compagni, i nostri personaggi che ci accompagneranno per questi 10 episodi. Olè, ed ecco che già vediamo quella figura un po' strana. E questi sono, diciamo, tutti i protagonisti della storia che andremo a seguire. Io non posso credere che tu l'abbia fatto davvero. Non pensate che sia uno scherzo un po' crudele? No. Andiamo, se lo merita. Non è colpa sua se ha una cotta per Mike. Anna ha fatto la prima mossa con lui. Mi prendo cura della mia amica Emma. Solo perché è il capoclasse, non è che diventa l'uomo di tutti. Mike è il mio uomo. Io non sono l'uomo di nessuno. Come vuoi tu, tesoro. Anna! Anna è la ragazza a cui vogliono fare questo scherzo. Ecco, vedete, si stanno già preparando di fare per fare questo scherzo bastardissimo. Che ora vedrete che tipo di scherzo è. Questa è Anna, appunto, la ragazza a cui vogliono fare questo scherzo. Mike? Sono Anna. Ciao, Anna. E chi sarà mai quell'uomo? Ehi, lo hai visto? Papà ha detto che saremmo stati soli questo weekend.
Ok, partiamo subito con la nostra avventura. Questo sarà giusto un episodio di apertura di questa serie. Ovviamente noi andremo di dato che questo gioco si divide in episodi, noi appunto, e saranno 10 questi episodi, noi appunto faremo una serie di 10 episodi, un episodio per episodio del gioco, insomma. Va bene, dai, basta a parlare, iniziamo a camminare e a cercare gli altri ragazzi. Questi due sono ubriachi o stanno semplicemente dormendo sul tavolo, insomma, o sono strafatti o semplicemente sono distrutti da una serata di festa, non si sa. Questo qui dovrebbe essere il fratello di Beth. Beth sarebbe la ragazza che in questo momento stiamo controllando. Diamo un'occhiata in giro. Ecco, per l'appunto si sono ubriacati. Cristo, Josh. Come al tuo solito hai dato il meglio di te. Sta proprio KO il ragazzo. Anna, sei davvero sexy. Oh mio Dio. Cosa hai in mente quell'ingenua di nostra sorella? Ho avuto il biglietto. Speravo che passi. Forse dovremmo solo iniziare, sai, a baciarci e poi si vedrà. Oh, sì, così. È proprio uno scherzo da figli di puttana. Oddio, si sta togliendo la maglietta. Cosa? Oh mio Dio. Matt, che cosa ci fate qui? Anna. Scusa, Anna, non doveva venire. Ormai, è solo uno stupido scherzo. Marta. Siete davvero degli stupidi. Questa ragazza aveva una cotta per questo Anna. Mike. E gli hanno fatto, diciamo, questo scherzo bastardo. E lei adesso, in imbarazzo, scappa via. E adesso noi cerchiamo di andarla a prendere, salvarla dal gelo dell'esterno. Adesso il gioco, questa per la prima volta, ci metterà davanti a delle scelte. Questo dobbiamo semplicemente scegliere che cosa fare. E a seconda delle scelte che prenderemo durante il gioco, la storia si evolverà. Adesso per esempio sveglia Josh o trova gli altri. Svegliare Josh, quello sta ubriaco marcio, non ci conviene. Troviamo gli altri. Ehi, c'è qualcuno fuori? Succede? Dove va mia sorella? Ah, no, sta bene. Non sa stare agli scherzi. Era solo uno scherzo, Anna. Cosa avete fatto? Stavamo solo scherzando, Beth. Niente di serio. Che coglioni. Effettivamente Anna. Sono un po' bastardi, cioè, Anna. Alla fine. Dovremmo seguirla? Penso che tu sia l'ultima persona che vorrebbe vedere ora, Mike. Oh, merda! Dobbiamo anche premere i tasti a tempo per evitare che inciampi. Veloce o cauta? Io direi cauta, dato che per il momento, oltre al freddo, non c'è alcun pericolo, o almeno così sembra. Vi dico già da adesso che questa prima parte non potrà evolversi più di tanto. Poiché, diciamo che questa sarà la parte iniziale che darà poi il via alla storia principale. Quindi diciamo che non potremo cambiarla più di tanto, questa prima parte che state vedendo adesso. Io direi comunque di seguire le orme. Attenzione, Betcara, qua c'hai dei cornuti davanti a te. Cazzo, porca troia. Cazzo, Anna, ma dove sei? Certo che ne ha fatta di strada, Anna. Come ti chiamavano, Bolt? Ah, ok, adesso con il touchpad possiamo sbloccare il telefono e usare il flash. Ok, cerchiamo Anna. Adesso voi immaginate di essere presi per il culo, non solo dal ragazzo che vi piace,
ma soprattutto da tutta la comitiva messa insieme. Insomma, l'imbarazzo sarebbe tantissimo. Ehi. Quindi attenzione a dire ai vostri amici che avete una cotta per qualcuno, mi raccomando. Qui abbiamo un totem fondamentale per la nostra storia. Che cosa serve? Ora vi faccio vedere. Diciamo che il totem serve a prevedere un qualcosa che può essere piacevole o sgradevole. In questo caso abbiamo visto una cosa molto sgradevole, ovvero Beth, questa ragazza, che cade da un dirupo. Lì nel frattempo c'è stata una fiammata di fuoco. Eccola di nuovo. Che cazzo è veramente? Eccola là, Anna. Eccola là, Anna. Anna. Ehi. Anna. Oh mio Dio, starai congelando. Ecco, prendi la mia giacca. Sono una stupida. Che scema. Anna. Hanno visto qualcosa. Classico, un cliché degli horror. Il tizio o la tizia che mentre scappa cade. Aia! Cristo santo! No! 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 Cazzo! Però sotto c'è la neve. No, questo fuoco. Chissà cos'è. E poi c'è quest'uomo, questo essere. Quindi dobbiamo decidere adesso cosa fare. Lasciar cadere solamente Anna o lasciarci cadere. Io, se fossi in questa situazione, mi lascerei cadere dato che sotto c'è la neve. Però pare che non è stato abbastanza. Vi ripeto ragazzi, questa parte non si poteva cambiare, quindi era inevitabile la morte dei due personaggi. E adesso facciamo la conoscenza di un nuovo personaggio, molto enigmatico e molto misterioso. Prima di iniziare vorrei essere sicuro che tu capisca alcune cose. Nessuno può cambiare quello che è successo. Purtroppo. Il passato va oltre il nostro controllo. Devi accettarlo per poter andare avanti. Ma questa rivelazione racchiude la libertà. Quello che fai, le decisioni che prenderai d'ora in avanti apriranno le porte per il futuro. Voglio che lo ricordi, voglio che lo ricordi mentre giochi la tua partita. Ogni singola scelta influenzerà il tuo destino e quello di chi ti circonda. Ok, hai deciso di cominciare questo gioco? Eh sì. È importante. E io voglio aiutarti a comprenderlo. A volte queste cose possono fare paura o perfino terrore. Ma io sono qui e farò in modo che tu possa sempre trovare un modo per farcela. A prescindere da quanto siano penose. Ok. Inizieremo con un semplice esercizio. Potresti prendere la carta? Ora osserva la figura sull'altro lato e dimmi che cosa provi. È essenziale che tu risponda onestamente per trarre il meglio da questa esperienza. Poi ci sono queste fasi in cui si guardano per mezz'ora, un po' come mettono a disagio, insomma. Allora, noi adesso faremo questo breve test che ci farà appunto questo analista, dopodiché chiuderemo questo primo episodio che diciamo è un preludio della serie, dopodiché ci vedremo nei prossimi video. Comunque, facciamo questo test, prendiamo questo foglio di carta e vediamo questa foto, una casa e uno spaventapasseri in mezzo alla campagna. Ok, come ti ha fatto sentire quella figura, onestamente? Personalmente abbastanza felice, alla fine sembra un posto abbastanza tranquillo. Solo lo spaventapatteri mette un po' a disagio.
Che cosa ti ha reso così felice? La calma. Ah. Interessante, interessante. Quindi ti piacerebbe passare un'intera settimana qui per conto tuo? Non proprio, sai che palle starsi da solo? E per quale motivo? Soffrirei di solitudine, oltre che avrei anche paura, sì, perché immaginate la notte nel nulla. Poi c'è quel cazzo di spaventapasseri che mi fa cagare in mano solo a guardarlo. Però se dovessi scegliere tra le due... soffrire di solitudine? Oh, sai, c'è un confine sottile tra il piacere dell'isolamento e la solitudine. Dell'emarginazione. È un argomento che dobbiamo approfondire. Non credi? Ma temo che ora non ci sia tempo. Fino alla prossima volta cerca di circondarti di amici in un posto che sia sicuro. Salve. Ciao, Ciao. Bene. Questa prima parte della serie, questo primissimo episodio della serie si conclude qui. E questo, come ho detto prima, sarà l'episodio di apertura dell'intera serie, che prima mi sono sbagliato, non sarà composto da 10 episodi, ma bensì da 11, perché il primo episodio partirà dopo questo piccolo preludio, quindi saranno 11 episodi, incluso questo che abbiamo appena fatto. Detto questo, io vi invito a mettere un mi piace per supportare questa nuova serie, un non mi piace se il video vi ha fatto cagare, di iscrivervi alla mia pagina Facebook e di iscrivervi ovviamente al canale se non l'avete ancora fatto. A 100 iscritti molto probabilmente ci sarà una sorpresa per tutti voi. Iscrivetevi a questo canale, mettete quel caspita di pulsante, fatelo diventare grigio, iscrivetevi al quel canale e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao belli!